Benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle. Nel primo servizio andremo a vedere la manifestazione per la pace a Canale d'Agordo, mentre in Ucraina infiamma il conflitto. Nel secondo invece saremo a Davedino per conoscere un abitante di questa località ormai praticamente disabitata. Grazie per essere venuti a questo momento di riflessione. Ringraziamo tanto la Proloco, il presidente Vigilio Costa, che ha avuto l'idea di questa bella serata, il comune di Canale d'Agordo, la Fondazione Papa Luciani, gli alpini che poi collaboreranno per la serata, la polisportiva che ci ha aiutato tecnicamente. E quanti, tutti voi, in qualsiasi modo hanno lavorato e sono qui presenti a portare la loro voce. Sentiremo vari pensieri sulla pace pronunciati da grandi personalità della storia. La pace inizia a tutti i livelli, prima di tutto dentro di noi, poi nelle nostre famiglie, sul nostro posto di lavoro, nelle nostre comunità. Prima di tutto dunque la pace la costruiamo noi nel nostro piccolo. Ma esiste anche una pace più grande, che non dipende da noi, che dipende dai cosiddetti grandi della terra, che poi grandi non sono. Così dice Papa Luciani, riferendosi ai credenti nell'ultima parte, ma anche ai non credenti nella prima. Il pericolo incombente è la guerra. Nulla, a quanto pare, hanno insegnato le tragiche esperienze delle ultime guerre mondiali. C'è un acuirsi pauroso di antagonismi, c'è il ricorso alla forza delle armi e non alle trattative. Popolazioni di intere nazioni sono sottoposte a sofferenze indicibili causate da agitazioni, guerriglie, azioni belliche che si vanno sempre più estendendo e intensificando e che potrebbero costituire da un momento all'altro la scintilla di un nuovo terrificante conflitto. In pace i figli seppelliscono i padri, in guerra sono invece i padri a seppellire i figli. Erodoto. Se l'uomo non butterà fuori dalla storia la guerra, sarà la guerra che butterà fuori dalla storia l'uomo. Gino Strada. Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra trascina i popoli in una spirale di violenza che poi si dimostra difficile da controllare. Demolisce ciò che le generazioni hanno lavorato per costruire e prepara la strada a ingiustizie e conflitti ancora peggiori. Papa Francesco. Finché l'uomo sfrutterà l'uomo, finché l'umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace. La ragione di tutto il male del nostro tempo è qui. Per Paolo Pasolini. Vigilio Costa, presidente della Proloco di Canale d'Agordo. Questa bella iniziativa, diciamo così, di solidarietà è scaturita dalla vostra iniziativa. Sì, è partita da noi perché in effetti queste persone hanno bisogno di supporto sia diciamo logistico e anche morale, morale, diciamo. Così. Sì. Tante volte basta poco per far contente le persone. Esattamente, ecco. Insomma, io ho visto molta partecipazione, la gente era numerosa per le vie di Canale d'Agordo. Sì, io pensavo più affluenza alla gente, ma posso dirti una cosa, sono rimasto sabato scorso, a parte oggi, sono rimasto sabato scorso che è arrivato un tir che doveva andare via in Ucraina e a caricare il tir c'erano 50 persone volontarie. Ecco, vedi che comunque la partecipazione c'è. La partecipazione c'è, c'era gente da Cincenighe, da Valada, da Canale, da Falcale, da Caviola. Siamo con Loris Serafini e la moglie, come si chiama? Inna Maslowska.
Siamo qui per ringraziare tutte le persone che in questi giorni hanno aiutato l'Ucraina in vari modi, fornendo, portando cibo, portando coperte, medicinali, dando la propria offerta alla Caritas o alle altre associazioni che si stanno occupando degli aiuti. Vogliamo ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato, erano più di 80 anche a caricare un solo camion, quindi c'è stata una grande risposta di solidarietà, perché questa guerra, come tutte le guerre, ma questa in particolare è più vicina a noi, la sentiamo forse per la prima volta in maniera così cruenta. Ci fa aprire una grande ferita su quelle che sono le grandi ingiustizie nel mondo, ecco. Quindi ringraziamo tutti coloro che stanno partecipando a questo lutto, a questa grave situazione, che stanno cercando di portare il bene dove c'è tanto male. Ecco, la persona vicino a te è tua moglie, giusto? Sì. Ed è, viene proprio dall'Ucraina. Da Chernihiv, da una delle più bombardate città d'Ucraina. Sì, per fortuna i tuoi parenti più vicini sono qui in Italia, vero, adesso? Purtroppo no, sono lì, anche zia, zio, cugini, nonna, tantissimi compagni di classe, tutti là, a parte mamma. Ecco, lasciamo immaginare lo stato d'animo che stai provando. Guarda, io vivo 14 giorni di lutto, per me è talmente difficile concepire che tutto questo è vero e noi siamo qua tranquilli e in questo momento li stanno bombardando senza sosta, senza tregua. Il mio Chernihiv è circondato sempre, adesso addirittura fanno fatica di organizzare evacuazione di gente, di mamme con bambini, fanno fatica a far entrare la merce umanitaria da tutta Europa in mia città, è tutta bloccata, quindi rimane solo a pregare. Un'ultima cosa, Loris, ti fai portavoce di un'organizzazione, giusto? Sì. Che ha inviato questi viveri. Sì, diciamo che ha collaborato per l'organizzazione anche la Fondazione Papa Luciani proprio nel coordinare i volontari. E quindi ecco, è un modo per essere vicini, essere presenti anche a livello istituzionale. E ora andiamo a Avedino. Oggi siamo venuti fino ad Avedino, che è una bellissima borgata di Livina Longo del Codilana. Lui è Bruno De Marc ed è uno dei due abitanti oramai di questo paese, perché è abbastanza scomodo, vero Bruno? Sì. Ecco. Da Svedun c'è la Glatsch che la Glatsch, da vostra strada. Da vostra strada. Ecco. Ascolta, e lo chi che deve fare la strada? Il comune? Il comune sì che sì. Venga a Giori. Di quante anni c'è lo chi ha fatto la strada nuova? Perché prima leva la mulattiera che veniva su. Sì. Ecco. Le del 99-2000 che ha fatto la strada. Ecco perché? Perché dopo le succede un guaio, che le viene giù sottile, le viene giù una grossa frana che la porta giù tutta la strada. Uh-huh. E sono restati con la strada chiusa per 9 mesi. Uh-huh. E allora fortuna che l'inverno l'ha fatto Pocianei, perché la frana l'è capitata ai primi di novembre, ai 3-4 di novembre. Isolei. Però Nauta, voi sì, mi ricordo del Bruno si chiamava lo che aveva il trattore che si va via una volta a settimana. No, Beppo. Il Beppo. E che si va via una volta a settimana a fare spesa per Duce. E mi ricordo che lei era sia vedove qua, era. Sarà come vera. Sì. E l'ultima era signora che sta. L'Angelina. Ecco. Quella che aveva anche il telefono pubblico, come si chiamava? Irene. Ecco. Esattamente. Ascoltati qua, ti stai qua tutto il giorno, che è le pite e i conici? Le pite e i conici, in cui andate fuori a fare pulizia, uh-huh. In cui stamattina
insomma bisogna le tende perché se no in vieni, no? Certo. Ti va a studiare la Plief, vai al paese alla Pieve ogni quanto tempo? Ma vado ogni 10 di alle 8 vado a Ciauri, però adesso lavora fuori per la strada e bassa le del fondovalle. La strada te di su per Costa del Salesiano. La bisogna di su e giù, no? Certo. Allora, oramai che vado in su, vado a Pieve. Perché a me mi ricordo che ti in auto ti fai perdere anche c'è del gruppo folk. Ehi, fai sapere perdere il gruppo folk? No. Largo ai giovani? No. Mi fa sì, lasci i giovani. Certo. Le fa sto fancine e giro del paese qua, fa una ciacolata. Io spero che gli amici bellunesi capiscano quello che diciamo, perché noi de Scoronfodon parliamo ladino. Ehi. Il Tolingas le paladin. Le Fodom. La tua lingua è ladino, la de Scoron par Fodom. Ascolta, Grenauter abitante c'è qua da vedere, giusto? Sì, mio cugino Pietro Testor. Mm-hmm. Ma dalle Laura, dal no? E Laura, maestro de ski. Arriva e rientra dalla sera, insomma, intorno alle volte, 7 mesi alle volte, a sera rientra. Uh-huh. Ed è mattina aperta, buon'ora, insomma. Certo. E la passera la fa di lei, come avevo visto? Oh sì, le volte, la mi passava sulla testa. Come avevo visto? Le volte. Tra fuori con l'inverno allora. Oh. Con fadia. Con meno peso. Insomma. Conta una roba, se ti dicesse di Gia, in te Paraiba, ti dicessero di andare a abitare a Raba o a Livinalongo, cosa risponderesti? Ma. Ti stai spando su chilò? Tu sei nato qui? Sì. Non vuoi menzì perché a queste bestie, a queste bestiole non te stava. Ti fa il tuo cuore, chi lo? Le bestiole, allora voi. Se me vade, mi tocca di via tutte le bestie, buona. Certo. Non è facile. Beh, adesso nelle difese poi c'è le bestie, no? Mm-hmm. Ben. Le piccole non è perché d'inverno. Adesso le vanno in fretta allora. Le camere che la via le vacce qua? Le vacce. Un po' di ciovre? Ciovrence, sì. Se poi lo zite? Sì. Se che domandò le permesso alle pite? Le fargialle magari che. Le sampa? Ecco, queste sono le famose bestiole tue, giusto? Ehi. E lo del rosso giallo? Oh, mi saluto ogni tanto, sente le braie. Quante pite ha sto? Ne siec, ne copè una l'alterdì, perché la non farò più buon tè, allora le copata. E quindi brodo? Fa brodo. E adesso ancora siec pite e quale giallo, che è set col giallo. Qua la cantina delle patate e si giura e vostro vedei daite. Qua è la cantina delle patate e qua la salvia che se la salvon d'inverno se no la glaccia, no? Con la salvia. E mia sorella la Fiori e qua le patate da una banda le di chele da semene, da una banda le chele piccole da idea alle bestiole e da una banda un chele da mangiare. E le venite bene non passate le patate? Una media, insomma, una media.
Ti ti ricordi quando chi semeneva l'orso o semenizza ancora con l'orso adesso? No, 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 perché tocca feste stagionate per i cervi, ah, gli animali, se no se mangia via le ponte, no. Certo. E se mangia via le ponte poi non vengono più, eh.